Quest'anno abbiamo cercato di variare un po' il percorso perché abbiamo tanti concorrenti internazionali che ritornano e quindi abbiniamo lo sport un po' alla conoscenza del territorio della Sicilia e facciamo vedere quello che di più bello abbiamo da offrire. Per cui quest'anno si va la prima giornata verso Trapani, nella rotta dei Florio, con una sosta alle cantine Florio, con Mozia e tanti altri luoghi importanti. Poi si ritornerà indietro dall'altro lato, quindi dalla Grigia Gentino, e si ritorna a Palermo. Il sabato invece il percorso è quello storico della Targa Floro sulle Madonie, si attraverseranno molti comuni e si farà un pezzo importante della targa storica, visto che pochi mesi fa l'ANAS ha riaperto il tratto principale che è la Cerda Caltavuturo, è un tratto di 21 km che è molto importante perché si recupera gran parte del vecchio circuito originale. E la domenica invece una puntata a Monreale e poi la grande rievocazione del circuito della Favorita, che fu teatro della Targa Florio storica dal 37 al 40 e che diciamo, ha un sapore particolare per la nostra città sia dal punto di vista sportivo ma soprattutto anche culturale e storico. Quanti equipaggi iscritti e da quali parti del mondo? Un po' da tutte le parti del mondo, abbiamo dall'Europa, Giappone, Francia, Belgio, Inghilterra, poi abbiamo insomma, tante altre nazioni. Ci sono circa 160 equipaggi iscritti, con 85 Ferrari che onoreranno la Targa Florio col Ferrari Tribute, ormai partner da diversi anni, e quindi devo dire che è un'edizione straordinaria, una gara che sta crescendo e che diciamo, ogni anno aumenta nel prestigio dei piloti, ma soprattutto nel grande affetto che la gente nutre verso la Targa Florio. Questo è un evento storico. Il governo della regione, il governo Musumeci, non poteva non attenzionare questa manifestazione, che non perdo neanche tempo a descrivere, perché è veramente uno dei pilastri che hanno accompagnato la storia non solo dello sport, delle tradizioni, ma anche del turismo siciliano. Ed ecco la ragione per cui quest'anno il governo Musumeci ha voluto essere non solo vicino alla Targa Florio, ma anche vicino alla Targa Florio dal punto di vista economico. Ben sapete che in finanziaria abbiamo devoluto 100.000 euro, e in questo momento non sono pochi, visto che la carenza di fondi, a questa manifestazione, perché ci crediamo e il governo Musumeci sarà sempre vicino a quelle manifestazioni che hanno dato la possibilità di far vedere le bellezze della nostra Sicilia, tra queste la Targa Florio. Bisognerebbe battersi però di più per le strade riguardo ai percorsi. Ma sicuramente, guardi, anche sotto questo profilo credo che non sfugga a voi organi di stampa il grande impegno del governo Musumeci a 360 gradi su quello che è la viabilità. Chiaramente partiamo con grossissimi problemi di viabilità, questo non dobbiamo nascondere, ma grossissimo impegno del governo ad facilitare la manutenzione delle strade in tutti quelli che sono gli impegni. Faccio un esempio: il Giro d'Italia ha visto un grandissimo impegno del governo Musumeci per andare a sistemare quelle strade che erano essenziali per il Giro d'Italia. Così stiamo facendo per la Targa Florio e per tutti gli altri impegni sportivi della nostra fantastica regione siciliana.